Allora ragazzi ci siamo, è un onore per noi avere Flavio Tranquillo qui a Cosenza, l'abbiamo corteggiato per un po', un corteggiamento che sinceramente pensavamo fosse più difficile, che abbiamo cominciato insomma con scarse speranze, pensando che fosse insomma una bellezza cestistica irraggiungibile. Poi è bastata una telefonata, oddio, ha aiutato anche il sapere che ha un po' di sangue, non un po', un bel po' di sangue calabrese, per rendere tutto molto più facile. E poi c'è l'amore per il basket, quello veramente ha spianato le strade, io credo che lui l'abbia percepito già dai primi contatti, che a Cosenza, anche se da un po' di anni fuori dal grande giro, perché Cosenza comunque ha sfiorato questo giro per qualche anno, però si respira basket, si ama basket, voi ne siete la testimonianza. Flavio ama quello che lui definisce il gioco, così come lo amiamo noi, proprio l'essenza della pallacanestro. Averlo qui è un onore, è un piacere. Io già ho avuto modo di stare con lui qualche ora e mi ha confermato la bellezza della sua persona e soprattutto della sua favela, che insomma è conosciuta da tutti quelli che seguono le sue magnifiche telecronache su Sky. E quindi io direi che proprio già tendenzialmente noi lasciamo spazio agli autori di solito, mai come stasera è veramente necessario parlare il meno possibile e lasciargli la parola. Però stasera ci sono due amici, due malati di basket come Gino Camerota e Francesco Cerminara, che dialogheranno un po' con Flavio, lo sfripulieranno un po', perché c'è questa creatura che vedete qui campeggiare in primo piano, che nasce proprio dall'amore di Flavio per il basket. E magari vi do subito la parola per dirci come è nata poi l'idea di mettere su carta tutto questo amore che lui ha dentro da quando era proprio piccolo. Grazie. Ma intanto lo si dice sempre, però grazie veramente di esserci, di essere così tanti. Se qualcuno ha avuto la sventura di leggere già il libro lo sa, se qualcuno l'avrà lo saprà tra poco. Nella penultima pagina c'è scritto che uno dei motivi principali per cui è stato fatto il libro è per organizzare serate come questa, o giornate come questa, o momenti come questo. Perché se siete qui probabilmente, anzi quasi certamente, sapete che per chi ama questo gioco parlare di basket è ossigeno. Io amo questo gioco, e che non è un merito, non è una nota che deve rendermi diverso da chiunque altro, ma proprio in quanto amante del gioco mi fa tanto piacere parlarne con chiunque. Senz'altro la fortuna sfacciata mi ha permesso di poter coniugare questo amore con la professione. Poi non sempre amore e professione assieme sono una cosa necessariamente così facile, o sempre tutta è solo rose e fiori, però come si suol dire, meglio che lavorare. E quindi è molto semplice, diciamo, il libro l'ho scritto perché me l'hanno chiesto. Chi me l'ha chiesto, che è un mio amico ma fa anche l'editore, o viceversa, scegliete voi,
evidentemente sentiva che io avevo qualche cosa da comunicare rispetto a questo gioco. E il qualcosa non è tanto e solo nel libro, ma è appunto in un momento del genere, quindi l'unica cosa che vi dico è grazie, e ancor più grazie se durante questo incontro sarete così gentili da stimolarmi con domande, idee, critiche, insulti magari no, solo per, ma anche insulti eventualmente se costruttivi. Grazie. Innanzitutto io avevo una riflessione da fare. Ovviamente ho letto il libro, è una grande storia, una storia appassionante. C'è chi dice che è come una tua telecronaca, è coinvolgente, piena di salti, piena di divagazioni, piena di appunti, spunti, di ricordi personali. Tutto è cominciato il 1 novembre del 75 al Paladino. La grandezza, secondo me, l'aspetto che ne fa di un libro, che fa del libro qualcosa di meraviglioso, è che questo tuo amore tendi spesso a proteggerlo. Ora, il libro è diviso per capitoli, tu pirandellianamente, al posto dei sei personaggi in cerca di autore, ce ne sono quattro che vivono un amore, che è appunto quello del gioco, perché ricordiamolo, l'hai vissuto come arbitro, come giocatore scadente, non sono frasi mie, come allenatore attento e come giornalista uno tra i migliori, mi permetto di dire. Però ritornando alla riflessione, il quesito è: per vivere questo amore lo hai dovuto difendere anche da chi cerca comunque di rovinare la bellezza dello sport. Tu lo dici anche nel capitolo sugli arbitri, c'è scarso rispetto. Secondo te è un problema anche culturale quello che non si vive lo sport nella sua purezza, o c'è altro? Intanto sono temi importanti, ovviamente cerco di fare qualche battuta, perché altrimenti potremmo parlare per un'ora solo di questo argomento. Mi vengono in mente un paio di cose. Difendere questo amore fino a un certo punto. Mi viene in mente una frase che io trovo bellissima, una delle mille frasi straordinarie che ci ha lasciato in eredità, per quanto gravosa, Paolo Borsellino, che ha detto: a me non piaceva Palermo, ho imparato ad amarla perché il vero amore consiste nell'amare le cose che non ti piacciono per cambiarle. Io ovviamente, a parte non provare a azzardare neanche lontanamente a paragonarmi a Borsellino, però mi viene in mente questa frase, mi piace sempre citarlo. Io ovviamente amo il basket perché mi è piaciuto istintivamente all'inizio, e per molto tempo ho vissuto di questo amore una versione tipo tempo delle mele. Quindi ogni volta che andavo alla partita era una festa, non parliamo delle prime volte che facevo la radiocronaca, o delle prime volte che scrivevo un articolo, o delle prime volte che potevo intervistare un campione, anche se alcune di queste volte non è andata benissimo, come racconto nel libro. Dopodiché c'è una fase successiva che secondo me ti fa capire che amore non significa essere sempre nella fase del tempo delle mele, perché quella è una fase dell'amore, un momento dell'amore, un momento di un sentimento. Poi c'è una fase, uno la può chiamare più matura, più cosciente, più stanca, meno passionale, ognuno dà la sua definizione. La sostanza è, senza, ripeto, voler apparentare lontanamente questo, la frase di Borsellino, credo che adesso il vero amore sia non tanto cambiare la pallacanestro, però non dire ogni volta che tutto quello che succede nella pallacanestro è straordinario, che è, se posso dire, in questo momento storico uno dei mali della pallacanestro italiana. Non è che bisogna fare gli sfascisti, però anche dire che chi gioca oggi, per esempio, è del livello di Recadù, siccome è dire una scemenza, non si possono dire le scemenze, bisogna dire oggi non c'è Recadù, c'è uno che non è Recadù, è meno forte, però ugualmente si può guardarlo per questo e quest'altro motivo.
amore non significa negazionismo, perché altrimenti non è amore. Io sono felicissimo perché per me è più o meno un sogno che si avvera, già l'ho avuto tantissime volte nel corso della giornata di oggi, e giusto due cose doverose. Intanto grazie a tutti per essere intervenuti così numerosi, e perdonatemi, in particolare vorrei ringraziare tutti quanti quelli con cui ho condiviso momenti di gioco, perché ce ne sono tanti oggi e è veramente in campo. Sai bene che ci si impara a conoscere, si vivono comunque emozioni, anche se poi limitate nel tempo, ma intense, che te le porti dietro per sempre. Con Silverio avevamo pensato anche di dedicare giusto un pensiero, magari un applauso all'editore Falco, di Cosenza, che è scomparso proprio in questi giorni. Io ho avuto il piacere di condividere con lui un paio di eventi, e non lo conoscevo a fondo come magari molti altri qui in questa sala, ma è una persona che ha fatto cultura e che quindi è giusto ricordarla. Io direi giusto due cose su un libro: è un libro logicamente divorato, un libro scritto bene, non solo perché parla di quello che è il nostro pane quotidiano, cioè si parla di giocatori che hanno fatto la storia del basket dalla prospettiva di un grandissimo giornalista, soprattutto di una persona che ama questo sport. Una domanda anche così per le persone magari non più giovanissime: sei stato un allievo di Aldo Giordani, che ha coniato questa bellissima definizione, che è quello di basket pallacanestro uguale atletica giocata. Giusto una tua testimonianza, un ricordo di questo personaggio comunque importantissimo per tutto il movimento cestistico italiano. Certo, Aldo Giordani, per quei pochissimi che non lo sapessero, è stato il primo telecronista di pallacanestro in Italia, per molto molto tempo l'unico giornalista, non solo telecronista, di pallacanestro in Italia. Parliamo di un'Italia di un certo tipo, la prima telecronaca l'ha fatta nel settembre del 1954, quando c'erano 20.000 televisori in Italia. Questo significa che per 30 anni è stato telecronista di pallacanestro sull'unica rete, o una delle uniche due reti, che c'erano nelle televisioni di tutte le case degli italiani. Nel frattempo erano diventate un po' più di 20.000. E quindi questo gli ha dato una funzione di diffusione del gioco straordinaria. Ci sarebbero tantissime cose da raccontare di Giordani, ne racconto un paio. La prima è la sua straordinaria capacità nel discorso che facevo prima. C'è una specie di mozione dei sentimenti, di ricatto morale, ognuno lo chiama come vuole, per cui viene detto: bisogna amare la pallacanestro, bisogna amare la pallacanestro, bisogna amare la pallacanestro. Ribadisco, io non credo che amare la pallacanestro significhi essere Alice nel Paese delle Meraviglie, e quando uno fa un tiro tutto storto dire che è andato nel canestro, o quando uno non difende dire bella difesa però gli è rimasta attaccata la suola delle scarpe per terra. Giordani però, in un'epoca storica diversa, ripeto, quella dei 20.000 televisori, poi di solo un canale, aveva una capacità incredibile nell'usare a seconda delle necessità due registri. Un po' quello di Alice nel Paese delle Meraviglie, quando era sulla Rai e quindi parlava a un audience che presumibilmente al 90% neanche sapeva cosa fosse la pallacanestro, e quindi ne illustrava il tratto più superficiale, più capace di rapire anche lo spettatore casuale, e poi quando invece magari scriveva un articolo per una rivista specializzata era super tecnico, super polemico, super specifico, super informato, eccetera eccetera. Lo dico perché spesso
si accusa in un certo modo di raccontare la pallacanestro di essere un ostacolo rispetto alla fruizione per le grandi masse. Il che, ripeto, sarebbe vero se oggi, per esempio, io lavorassi, o chi fa le telecronache oggi lavorasse per un monocanale televisivo e parlasse a 20 milioni di persone. Posso capire che a 20 milioni di persone ti devi rivolgere in una certa maniera. Siccome io lavoro per uno dei 900 o 1000 o più canali che avete nella vostra televisione, e se siete capitati sulla pallacanestro probabilmente perché più o meno avete un interesse, possiamo cominciare a dare per scontato che si giochi in 5, che l'anello di ferro a 3,05 metri, chi fa più punti vince, perché se dobbiamo ripeterlo ogni due secondi, poi probabilmente quelli che sono venuti per sentire qualcosa di più si stufano anche e smettono. Per cui la grande lezione di Giordani secondo me non sta tanto nel era un grande divulgatore, oppure era un grande polemista, era uno che sapeva essere divulgatore o polemista, tecnico o superficiale a seconda delle necessità, e questo lo faceva perché era un uomo di una cultura straordinaria, uno che avrebbe potuto parlare il latino, magari l'inglese no, ma il latino sì, e quindi la dimostrazione che la pallacanestro, come noi cerchiamo di dire anche un po' per consolarci, è uno sport per persone intelligenti. Sì, solo un attimo, perché era doveroso sottolineare che questo evento è stato fortemente voluto dalla libreria Mondadori di Cosenza, che ho l'onore di rappresentare questa sera. Per una volta i titolari Pino Sassano e Carlo Parluzzi mi hanno lasciato il microfono, sapendo della mia grande passione per il basket, e io li ringrazio fortemente. Così come sono convinto del fatto che molti di voi siano qui per conoscere Flavio, avendo ascoltato, magari avendolo visto, perché insomma è NBA action, ogni tanto insomma si vede Flavio duettare con i suoi partner, ma soprattutto insomma vorrebbero sapere tanto di questo mondo NBA in cui tu vivi, che tu ci racconti e grazie al quale ci fai sognare. Tu nelle finali insomma tu le vivi, se ti vediamo sul parquet riesci a farci emozionare ed è bellissimo. Vorremmo sapere qualche particolare in più, per esempio giusto un piccolo particolare, io sono molto curioso che tu ci racconti, eri lì la prima gara San Antonio Miami, eri lì, hai vissuto quella epica serata caratterizzata da un evento straordinario, si sono rotti i condizionatori, e magari ci racconti cosa è successo. Se ve lo racconto così, sentite anche in fondo? Sì, solo perché il rimbombo. Ok, però il rimbombo era un po' perché io sono leggermente squillante, quindi... squillo, scendiamo, ecco, ok, perfetto. Questa prima partita delle finali NBA dello scorso anno resta qualcosa di particolare personalmente per tanti motivi, un po' perché erano tanti anni che non facevamo l'NBA dal luogo, un po' perché è stata comunque una partita sorprendente, con Miami davanti tantissimo, poi LeBron James che si è dovuto fermare, una grande rimonta nel finale di San Antonio. Adesso, alla luce di quello che poi è successo nel resto della serie, sembra che San Antonio abbia dominato la serie senza problemi, invece la prima l'aveva quasi persa, la seconda l'ha persa, e la quinta era sotto di 17, mi sembra, a un certo punto. Poi la storia dopo si ricorda solo di chi ha vinto e chi ha perso, sembra che non sia mai stato in gara, invece Miami è stato in gara per gran parte di gara 1. Però io personalmente gara 1 me la ricordo soprattutto per l'affare dei condizionatori. La questione è questa, io già normalmente sono uso arrivare piuttosto presto sul campo dove si gioca, in questo caso molto presto, siamo arrivati 4 ore prima e stavano pulendo per terra letteralmente,
quindi c'eravamo solo noi dentro al palazzo. Vabbè. Dopo un po' aprono le porte degli spogliatoi come costume nell'NBA e siamo andati. Io non ho grande piacere di entrare negli spogliatoi delle squadre, che mi sembra comunque di violare un territorio privato, però un occhio professionalmente cerco di darlo sempre, entro, mi guardo intorno, vedo se noto qualche cosa che mi possa servire, esco. E siamo stati dentro, lo so, 30 secondi, io e Davide Pessina, e quando siamo usciti Davide Pessina ha detto: troppo caldo, dentro quello spogliatoio è troppo caldo, è un problema. E io ho detto: questo è matto, probabilmente è la prima finale NBA sul luogo, è emozionato e quindi si suggestiona. Dopodiché abbiamo cominciato la partita e io verso metà del secondo quarto, mia mamma diceva che io non ho reazioni termiche perché non sapevo mai se faceva freddo o faceva caldo, verso la fine del secondo quarto ho notato che curiosamente c'era un effetto tipo pioggia quando non ho azionato i tergicristalli sui miei occhiali. Ho detto: boh, sto sudando un po', forse anche io sono emozionato. Dopodiché ho controllato ed ero, cioè, come se avessi fatto il bagno. Si erano rotti i condizionatori, come poi ci hanno comunicato anche con due righe ufficiali. La somma dei condizionatori rotti, la distanza siderale dal campo, il fatto che davanti avevamo dei colleghi di Al Jazeera che a ogni time out si alzavano in piedi, quello più piccolo era 1,98 m, stavano in piedi tutto il time out senza farci vedere il campo, poi si risedevano, qualche volta si scordavano di risedersi, allora durante la telecronaca cercare di fargli dei gesti. È stata una partita che io ricordo per un verso con piacere, per un altro verso con terrore. Spero solo che non tutti si siano accorti delle leggerissime difficoltà logistiche che abbiamo attraversato. E l'ultimo ricordo che ho di questa partita è che non so perché, per un settimo senso, neanche sesto, avevo portato una maglietta e quindi io mi sono potuto cambiare, avevo una camicia azzurrina e caso vuole generalmente il senatore aveva la stessa camicia azzurrina ma non aveva portato la maglietta di ricambio e girava alla fine in maniera ufficiale con questa camicia che da azzurrina era diventata blu e mi faceva ridere tantissimo, lo prendo in giro ancora oggi per questo. Aneddoti ce ne sono migliaia, magari Fabio insomma, ce ne racconterà qualcuno, però adesso Francesco, vediamo un po' cosa prima. Hai parlato dei San Antonio Spurs, che è un modello, che è un modello di squadra e di gruppo che ritorna spesso nel tuo libro. Tu appunto dici di ammirarli per longevità, per coerenza, perché c'è un processo serio dove ogni singolo è responsabilizzato, tant'è che parli di grandezza di staff tecnico. Volendo cambiare, nel senso, volendo andare da San Antonio a New York, lì si spende tanto ma i risultati non arrivano. Se vuoi spiegarci o provare a spiegarci perché. Ma io non seguo, devo dire con grande attenzione e neanche con modesta attenzione, non seguo punto il calcio italiano, però l'altro giorno, credo un paio di giorni fa, mi sembra aver visto sulla Gazzetta uno specchietto dove c'era la somma, quello che noi nelle NBA chiameremmo monte salari del Milan sulla sinistra e sulla destra il monte salari dell'Atalanta, che era mi sembra 51-11, una cosa del genere. E la domanda era: come fa l'Atalanta con 11 milioni a battere il Milan da 51? Il tema è sempre quello, il tema è sempre quello. In realtà ci sarebbero mille questioni specifiche da fare sul perché l'Atalanta ha battuto il Milan, sul perché New York, che ha il monte salari più alto dell'NBA, abbia in questo momento il peggior record dell'NBA. Non è che sia necessariamente correlato il fatto di spendere molto e perdere molto, non è così. Però spendere molto non in, chiamiamola organizzazione, anche se un po' improprio, è una scelta perdente. Spendere molto solo in giocatori o solo in soluzioni o pretese soluzioni di breve periodo non ti fa vincere, meno che mai nel medio e meno che mai nel lungo periodo. E spendere molto solo in giocatori che fanno tanti punti
non ti fa vincere automaticamente la credenza che se tu hai 5 giocatori che possono fare 20 punti di media, la tua squadra faccia 100 punti, sicuramente se io lo dico lo sorridiamo tutti. Però se poi stiamo attenti, più di uno ha questa idea malsana e magari anche più di uno ad altissimi livelli che se ne possa immaginare, anche perché le scelte nelle società sportive non le fanno solo necessariamente i general manager, gli allenatori, quelli che per 12 ore pensano alla pallacanestro. Secondo me poi c'è un signore che deve spendere o non spendere i 51 o gli 11, quel signore lì potrebbe per esempio avere un ruolo importante anche nelle scelte tecniche e dire io metto 51, poi tu banalmente batterai quelli da 11. Purtroppo, per fortuna che sia, non funziona così. Ci sono delle altre cose, non so se è il caso di New York, se è il caso di San Antonio, se è il caso del Milan, se è il caso dell'Atalanta, ma di certo ci sono delle altre cose che notoriamente non si possono comprare, o meglio, si possono anche comprare, ma tu devi sapere che cosa compri e poi non solo devi comprarlo e metterlo lì, devi comprarlo, metterlo lì, puoi far assicurarti che faccia le cose per cui l'hai comprato, puoi sostenere, puoi correggere tutte quelle cose che sicuramente penso di poter dire a San Antonio hanno fatto, altrimenti non avrebbero vinto per tutto questo tempo. Detto questo, con lo stesso identico metodo di San Antonio identifichiamo Popovic e Buford, allenatore e general manager. Popovic e Buford, se si fossero comportati a New York come si sono comportati a San Antonio, invece che 20 anni sarebbero durati 20 minuti, al 21 minuto gli avrebbero detto andare e ne avrebbero presi altri due. Io ritorno un attimo così a quello che c'è sul libro, che come diceva Francesco tu parli del gioco, parli del basket da diverse prospettive, non solo da giornalista ma anche aggiungi la prospettiva di arbitro, di giocatore, di allenatore, quindi io lo dico veramente convinto, questo è un libro bello e utile per i giocatori, per gli allenatori, per gli arbitri, per gli appassionati di basket a 360 gradi, ma anche per chi non conosce bene il basket, un libro che lo consiglio anche a chi non conosce bene il basket, che magari può sentirsi attratto proprio magari ascoltando una tua telecronaca. È vero quello che c'è scritto in quarta di copertina, secondo me, quello che tu temi e che invece per me è una fortuna, e il tuo libro ricorda molto le tue telecronache, sono molte le citazioni cinematografiche, molte le citazioni letterarie, citazioni che non sono mai, però non appesantiscono mai il testo, tant'è vero che tu citi Saramago, citi Pasolini, citi Kipling, citi tanti tanti autori, tanti scrittori, ma così proprio sono delle flashback, delle estemporanee, e poi ritorni sempre sul parquet, diciamo così. E a me piace molto come genere letterario il fumetto. Siccome ho scoperto oggi una persona molto autobiografica, allora mi faceva piacere se tu potessi raccontare due episodi, anche velocissimamente, secondo me molto simpatici, che io come contenitore perfetto mi immaginerei proprio in un eventuale fumetto. Uno, quando Pat Riley ti ha indicato, ti hanno portato via quell'uomo lì e magari se racconti. E la seconda scena, in un albergo, non ricordo di quale città, dove tu invece di uscire come farebbe una qualunque persona, ti chiudi in camera d'albergo smanettando col telecomando, passando da una partita a un talk show, proprio perché tanta la fame di basket. Sono due episodi dello stesso viaggio, diciamo, che è il mio primo viaggio in America in assoluto, che è il 1989, quando sono andato a fare la telecronaca per Italia 1, addirittura all'epoca, proprio per dire quanto è cambiato il panorama televisivo italiano. All'epoca il football NFL, il basket NBA, gli sport americani in genere andavano su Italia 1. Stato a fare la telecronaca del Super Bowl a Miami, era la prima volta che andavo in America. Intanto, racconto anche questo nel libro, la mia conoscenza dell'America era, diciamo così, un po' più favolistica che non
sostanziale, tanto è vero che dopo questo viaggio a Miami, avendo la possibilità, visto che ero già lì, di allungare un po' il soggiorno e di vedere anche un po' di pallacanestro oltre al football americano, ho pensato devo andare in un altro posto a vedere un po' di pallacanestro. Miami non aveva ancora la squadra all'epoca. Ho detto, beh, Miami, cioè l'oceano, il sole, fa sempre caldo, qual è un altro posto dove c'è l'oceano, cioè il sole fa sempre caldo, Los Angeles, sarà attaccato a Miami, prendo un bel aereo, Miami-Los Angeles, sarà 40 minuti, tre quarti d'ora, alla quinta ora di aereo tra Miami e Los Angeles ho capito che non era proprio così e che io l'America me l'avevo un po' immaginata. Tanto me l'avevo immaginata che appena arrivato ho acceso la televisione e c'era una partita NBA. Fermo, no? Non è che disfatto la valigia. Finita la partita NBA ho girato e c'erano, non so, gli highlight degli ultimi 20 Super Bowl, per l'amor di Dio. Poi c'era, e non sapevo più cosa fare, perché comunque ogni tanto dormire, ogni tanto mangiare, ogni tanto fare, ma ero completamente bloccato, soprattutto i primi due giorni, eppure fuori c'era il sole, il mare, non c'erano il Super Bowl, ma io non volevo sapere di niente, perché se mi voltavo un attimo, questa è la prima cosa. In questo viaggio a Los Angeles ho fatto la conoscenza con un'altra serie di cose che non conoscevo. Una di queste cose, per esempio, è una cosa che si chiama Margarita, che adesso voi conoscete, vi assicuro che nell'89 noi non sapevamo cosa fosse Margarita. E quindi io sono andato a trovare degli amici che erano di estrazione messicana. E quindi mi hanno detto, non puoi non bere il Margarita. Io ho visto una coppa, tipo Coppa dei Campioni, in cui ci saranno stati, non scherzo, due quintali di ghiaccio. Ho detto, bah, poi un po' di ghiaccio, poi ci sarà una bibita, e ho fatto così. C'è il piccolo problema, io sono astemio. Quando è finito l'effetto del ghiaccio ed è salito quello della tequila, sono arrivato a casa di questi amici, boom, e mi sono ripartato e ho dormito 4 ore. E questi amici, uno di questi amici giocava all'epoca nei Lakers, si chiama Michael Cooper, mi ha portato all'allenamento e mi ha detto siediti qui e guarda l'allenamento. Dovete ancora una volta fare lo sforzo di arrivare al 1989, quando era impossibile che uno arrivasse dall'Europa e guardasse l'allenamento dei Lakers. Quindi Pat Riley ha visto da lontano una faccia che non conosceva e ha mandato due della security a prendere, e pensando che fossi uno che si era infilato lì dentro per vedere i Lakers con la frode, quindi stavano per portarmi in galera, quando poi per fortuna Cooper ha detto no, è come, lasciatelo stare. È stato, diciamo, un viaggio di scoperta, faticoso ma di scoperta. Noi continuiamo per un po', perché insomma Francesco e Gino hanno preparato tantissime cose da dire a Flavio, un po' insomma li hanno già detto oggi, un po' di argomenti che abbiamo sviluppati oggi, però volevo dire a tutti, soprattutto i ragazzi che sono qui, che una buona parte dell'incontro poi lo dedicheremo alle vostre domande. Sono sicuro che avrete tante cose da domandare a Flavio, Flavio sarà felicissimo di rispondere alle vostre domande, anche domandare qualcosa sui grandi campioni, sui vostri idoli. Io continuo, prima di passare il microfono a loro, continuo a chiedere a Flavio piccoli flash. Uno, non posso non dedicarlo a un giocatore che noi amiamo moltissimo, perché ha giocato per 2 anni in Calabria, quindi Manu Ginobili, e il mistero di come possa trovare ancora le motivazioni per continuare a giocare nonostante la vittoria straordinaria di quest'estate. Ma un po' ne parlo nel libro, un po' mi capita di parlarne durante le telecronache, quindi c'è una cosa che non mi sembra di aver messo nel libro, se non in maniera del tutto fuggevole. Ed è un episodio che secondo me dice bene quanto improbabile sia l'avventura di un ragazzo che parte dall'Argentina, da una buona, anzi da un'ottima famiglia, quindi non è spinto dalla fame, dalla disperazione, parte dall'Argentina, la mamma ha
a 16 anni non vuole mandarlo neanche a giocare con quelli che noi chiameremmo under 19 nazionali, perché dice: ma dove vai? Sei uno scheletro, ti ammazzano. E lui dice: lasciami andare, che ci penso io. E poi finisce che viene messo, diciamo così, sul mercato europeo, perché gli argentini avevano la possibilità di prendere il passaporto italiano all'epoca, e quindi e al Barcellona offrono, questo mi sembra l'avevo ricordato nel libro, al Barcellona offrono un pacchetto che comprende un tale Ginobili e un tale Oberto. Il Barcellona dice: guardate, non abbiamo tempo da perdere, noi siamo il Barcellona. E alla fine questo Ginobili arriva a Reggio Calabria per via di arriva a Reggio Calabria, viene scelto da San Antonio nel 99. E nel 99 San Antonio, dopo aver vinto il titolo NBA, viene in Italia e gioca il McDonald's Open a Milano. All'epoca si giocava questa manifestazione, gioca contro Varese. Caso vuole che due giorni prima della partita tra San Antonio e Varese ci sia una partita tra Milano e Reggio Calabria con Ginobili. E quella è la prima volta che il general manager di San Antonio vede Manu Ginobili davvero. Vabbè, gli aveva parlato ovviamente per telefono, aveva mandato dei suoi assistenti, ma la prima volta che lo vedeva davvero da professionista, dopo averlo visto con la nazionale under qualche cosa, credo under 22 argentina, era in questa partita. Milano contro Reggio Calabria, Ginobili marca Flavio Portaluppi, che non so se voi conoscete, ma è l'attuale presidente di Milano. È un ragazzo, adesso un uomo alto come me, un fisico da ragioniere, che salta forse tanto così. Ginobili all'epoca saltava tanto così, aveva i capelli fino a qui, Portaluppi un po' pelato, sembrava aver detto giocatore della prima divisione. Quindi io ho questa memoria del general manager di RC Buford che apre il suo quaderno e per cominciare a segnare. Prima azione, bomba di Portaluppi, segno rosso. Seconda azione, segno di Portaluppi. E io ovviamente mi ero prodigato nel dirgli prima: guarda che questo è un fenomeno, guarda che questo diventa la fine del mondo, guarda che avete fatto il colpo della vita. Rosso, rosso, rosso. Fine del primo tempo, Portaluppi 17, non me lo scordo mai, 17, Milano avanti di 15 e il quaderno è praticamente come se fosse un bagno di sangue da tanti segni rossi che ci sono. Non difende, perde la palla, non sbaglia i liberi, tutti i segni rossi. E questo dice come a volte la prima impressione sia fallace, come poi nel secondo tempo la partita l'abbia vinta Reggio Calabria e Ginobili ha giocato 36 minuti al contrario e poi negli ultimi 4 minuti l'ha fatta vincere, e come a volte anche la fortuna aiuti più della conoscenza, perché se magari avesse avuto un impegno alla fine del primo tempo il general manager degli Spurs forse non avrebbe neanche mai portato a San Antonio quello che sarà fatto fare 17 punti nel primo tempo da Portaluppi. Si posso confermare che Tranquillo è una persona sdegna, perché a pranzo non ha voluto vino, stranamente, ha voluto solo acqua. Comunque, scherzi a parte, volendo, abbiamo citato episodi positivi parlando di uno dei miei maestri Giordani, parlando di un grande professionista e di un grande giocatore come Manu Ginobili. Ora, volendo fare la persona antipatica, siccome nel libro non è mai tutto rose e fiori come lo è nel mondo del basket, sei stato spesso criticato, tu riporti appunto gli stralci di conversazioni, o meglio di messaggi che erano indirizzati a te su un forum, dove venivi tacciato di avere i tuoi gruppi di interesse o meno. Quanto ti ha dato fastidio questa forma di disonestà intellettuale, considerato che nel libro tu eserciti sempre il diritto alla critica anche al tuo maestro Aldo Giordani? Ma io non credo di avere il diritto di parlare del mio fastidio personale rispetto alle cose che hanno detto di me, perché non credo che interessi sufficientemente la platea. Poi bisognerebbe fare una lunga cronistoria del perché e del per come. L'aspetto che mi interessa, il motivo per cui
secondo me ci stava nel libro. Tantissime persone mi hanno detto il finale del libro mi ha scioccato perché ci sono rimasto male, perché c'è appunto il racconto di questa serie di articoli di cui sono stato fatto oggetto. Il problema non è lo specifico, poi figuriamoci, ovviamente io discuterei di ogni virgola e non certo mi giustificherei, non devo giustificarmi, ma accetterei qualsiasi confronto sullo specifico dell'articolo. Secondo me il punto è questo: c'è una tendenza, e ce l'abbiamo tutti, a non costruirci un'opinione ma a mutuare l'opinione degli altri. E quando l'opinione degli altri è interessata, e può essere interessata, questo per quel poco che conta è uno di quei casi, è un esercizio pericoloso. Allora, che sia interessata o che non sia interessata, che sia esagero, perfetta o che sia imperfetta, che sia qualificata o che sia non qualificata, io penso che l'opinione degli altri sia sempre rispettabile in assoluto, ma degli altri. L'opinione nostra ce la dobbiamo fare con, da una parte, i fatti, non i pretesi fatti raccontati da altri per sostenere la loro opinione, e dall'altra con la nostra sensibilità, che è insindacabile. Se tu dici a me come fa le telecronache di Flavio Tranquillo ha un effetto lassativo, è una cosa che tu puoi assolutamente dire, poi naturalmente se puoi provare a motivarla io posso provare a dirti, se tu invece dici Flavio Tranquillo prende i soldi da Milano per parlare bene di Milano, allora dici un'altra cosa, allora o quella ti risulta, e se ti risulta fai bene a dirlo ma devi sostenerla, oppure se non ti risulta risulta leggermente diffamatoria. Allora, se io sono dall'altra parte, che cosa devo fare? Non devo prendere le cose semplicemente per come mi vengono presentate. Come mi vengono presentate è una delle maniere di rappresentarle. Io devo, soprattutto oggi, soprattutto nel 2015, farmi la mia informazione. Posso prendere anche questa opinione, ne prendo altre 5, poi la mia me la devo costruire io, ribadisco, sui fatti, il che è forse un po' più faticoso, forse un po' più lungo, ma un bel po' più soddisfacente che non con il copia e incolla che troppe volte tendiamo a utilizzare. E questa la valenza, poi sullo specifico di tutta quella spazzatura lì, ripeto, non è che non abbia voglia di parlare, avrei voglia, ma per rispetto della platea non credo sia il caso, anche perché non sono tenuti a leggerla, a sapere, e non è neanche così importante per i destini del mondo. Il criterio invece di io voglio i fatti per farmi la mia opinione, secondo me quello ci riguarda tutti e i territori anche un bel po' più importanti della pallacanestro. Altrimenti la butto lì, passa qualsiasi cosa, passa l'idea che la mafia è buona perché dà lavoro, che la mafia è buona perché difende l'onore, ecco, e il meccanismo è esattamente lo stesso. Questo io oggi ho scritto un brevissimo pezzo di presentazione per la Gazzetta del Sud dell'evento, dove mettevo in risalto proprio questo, che oltre ad essere un, per noi un grandissimo giornalista di basket, sei un attento osservatore anche della società in cui ci muoviamo, hai anche scritto su altri temi, e io però una cosa, ritornando al basket, al gioco anzi, un concetto di cui tu parli che io condivido in pieno è proprio quello della natura evolutiva del gioco, e riporti una testimonianza di Dino Menenin, che tra l'altro poi dopo sottoscritta da Villalta, parliamo di due o tre privetti, e poi c'è anche qualcun altro, Sacchetti, sì, che dicono, guardando una partita insomma, dei giorni nostri, dicono noi a questo ritmo non ci staremmo dentro. Anche io penso questo, penso che c'è questa evoluzione nel gioco, però c'è un problema. Barcellona 92, quella squadra lì, nel senso, secondo me rimane ancora qualcosa di inarrivabile.
o quantomeno magari si potrà arrivare ad una squadra di 12 giocatori di quel livello, 10-11 giocatori di quel livello. E questa è la mia domanda. E poi la seconda, sempre un pochino per giocare sulle tue esperienze anche di allenatore e giocatore. Quello che non sapevo è che il giocatore per te più tosto, quello che ti fa tremare, si chiama Massimo Bertelè. Ne parli e penso che sia un tuo avversario del campionato di promozione, di Serie D. Parli di una tua delle difficoltà a raggiungere il campo, un viaggio incredibile in macchina, di cui insomma magari se riesci a raccontarci in un flash. Ma parto da quest'ultima cosa, perché Massimo Bertelè è un ragazzo, anche lui adesso uomo, che purtroppo ormai credo un paio d'anni fa abbondante è stato colpito da un ictus. E ha recuperato le funzioni, diciamo, primarie, non ha recuperato tutta la memoria e tutte le funzioni invece, diciamo, cognitive. E caso vuole che la settimana scorsa mi abbia scritto sua madre e mi ha detto che è stato per lui molto importante che la madre per caso è venuta in possesso del libro, ha visto il nome di suo figlio e ha letto a suo figlio queste pagine in cui veniva citato, e lui ha avuto un grandissimo rimbalzo emotivo in positivo dal fatto di realizzare che qualcuno si ricordava di lui. Lui che fatica a ricordare qualsiasi cosa, perché quando gli parli e gli dici cose che ha vissuto non se le ricorda, quindi senz'altro ha dentro, confusamente purtroppo, ma ce l'ha il problema di ricordare, il fatto che qualcuno si ricordi di lui gli ha dato come una scintilla, come dire allora è possibile ricordare, e quindi ha avuto, e questa è una cosa bellissima. Io nel libro lo cito perché è stato mio avversario, tra virgolette, di una partita di promozione, le finali di promozione. La sua squadra ci ha battuto di 25 e con quella vittoria è andata in Serie D. E la formula delle finali di promozione di allora, che temo anche di adesso, era un po' disastrosa, nel senso che il giorno dopo questa squadra doveva giocare ancora, già qualificata, e se avesse perso e non aveva nessun motivo per vincere, noi non avremmo potuto giocarci sul campo poi il passaggio, il secondo passaggio in Serie D. E invece la squadra di Massimo ha giocato per onorare l'impegno, ha vinto quella partita, noi poi fortunatamente abbiamo vinto, o meglio abbiamo perso, ma contenuto lo scarto nel finale e siamo andati in Serie D. E quindi io mille volte l'ho ringraziato per questo. All'epoca non ci conoscevamo, poi lui è diventato un agente, tra l'altro molto importante, abbiamo avuto anche dei rapporti professionali e parlavamo sempre di questo episodio. Però la sostanza vera è questa, che il basket è così importante. Tante volte la gente, con il massimo rispetto, non è un grande appassionato di basket. Massimo è un grande appassionato di basket, e il fatto di sentire che qualcuno lo ricordava in un contesto cestistico per lui ha avuto un valore importantissimo, perché la mamma mi ha detto: siamo entusiasti perché finalmente abbiamo trovato qualche cosa che lo fa reagire. E mi ha detto: ma comunque, quando non troviamo questo, lui è davanti alla televisione, guarda pallacanestro anche per ore e ore e ore, e non si annoia mai e non smette mai. Pensate a che forza può avere la pallacanestro. È che pensando a Massimo mi sono scordato dell'altra metà della domanda. Sulla natura evolutiva del gioco. La natura evolutiva del gioco, così parliamo di cose più amene. La natura evolutiva del gioco c'è. Questo non significa che io non abbia trovato un particolare piacere nel cercare di costruire per il libro gli anni 80, 90 e 2000. Che non abbia un piacere nel veder giocare i Dream Team del 92 o la squadra olimpica del 48 se esistessero le immagini. È ovvio che il Dream Team del 92, da un punto di vista di immaginario collettivo, è il top,
È ovvio che Jordan, da un punto di vista di immaginario collettivo, è un top. Il problema non è stabilire se Jordan è meglio di LeBron James, se Bird è meglio di Durant o viceversa. Non è questo il punto. Il punto è, genericamente, lo sport evolve. Questo è matematico. Prendete per qualsiasi esercizio un filmato degli anni 60, 70, 80, 90, paragonatelo a oggi e vedrete che c'è un'evoluzione. Ribadisco, non significa che adesso sono forti e prima erano scarsi, però non può neanche significare, come molti vorrebbero pretendere, che una volta sì, c'è una nostalgia del tutto apparentabile a quello che facevamo, a quello di cui parlavamo prima. Siccome molti sono nostalgici, ma sono nostalgici rispetto a se stessi, anche io ovviamente la prima volta che ho visto una partita di pallacanestro ero un po' più tempo delle mele che oggi, ma questo non mi impedisce oggi di godermi la partita. Sono sicuro che un allenatore che ha 70 anni adesso e che a 40 ha vinto lo scudetto e adesso probabilmente è a riposo, è ovvio che ricorda quei 40 in una certa maniera, e mi sta anche bene che mi dica che quando lui aveva 40 anni giocava la miglior pallacanestro di tutti i tempi. Però da un punto di vista serio di analisi, parlate con chiunque, parlate con quelli che facevano i giocatori in quegli anni e fanno gli allenatori adesso, o che facevano i giocatori adesso fanno un'altra cosa, e se sono onesti, ma se sono piatti, mi dicono che per mille motivi il gioco si è evoluto. E quelli che dicono sì, si è evoluto, ma solo atleticamente, tecnicamente è peggio, è una discussione del tutto vuota di contenuti, perché a pallacanestro, se io ho un secondo per fare una cosa, se ho un decimo di secondo, sono due gesti tecnici diversi. Dirmi che è più puro il gesto tecnico con un secondo di tempo, magari sarà anche vero, ma se non c'è più il secondo, quella è un'evoluzione, perché per non esserci più il secondo bisogna che la difesa sia cresciuta. Sarà cresciuta solo atleticamente. Io questa scissione tra la parte atletica e la parte tecnica della pallacanestro non l'ho mai capita. Pallacanestro è pallacanestro, è atletica più tecnica, più agonismo, più emotività, più mille altre cose. Si prendono tutte assieme. Oggi si gioca una pallacanestro con più contenuto. Ieri mi è capitato di vedere per caso un Bancoroma Zibona di credo dell'84 un anno del genere. Ragazzi, era raro che ci fosse il difensore a una distanza inferiore al metro e mezzo da quello che aveva la palla. Ma è un'altra cosa rispetto a oggi. Ma ripeto, questo non impedisce di guardare con enorme favore e interesse al passato. Il passato ci insegna tutto, però dire che ieri sì che erano fortissimi e oggi sono dei boscimani che sanno solo saltare, mi sembra una di quelle cose che tutti ripetiamo e a forza di ripeterle ci crediamo. Io non ci credo, magari mi sbaglio, ma spero di farmi un'idea per i fatti miei, non perché tutti mi dicono, perché se tu provi a dirlo ti guardano anche male. Secondo me, se uno ritiene che non sia così, deve dirlo, poi è sempre aperto la discussione. Facciamo l'ultimo giro di domande nostre prima di lasciare lo spazio giustamente a voi. Da liberale non posso sottolineare questa pennellata di Flavio nel libro, una pennellata, un tiro da tre critiche con delicatezza scuote e dà energia e vigore ad una persona in difficoltà, e quindi non posso non sottolineare il potere ancora una volta dei libri che vivono, se li facciamo vivere noi, hanno il potere di alimentare delicatamente ma profondamente il nostro spirito, la nostra anima, se è un'anima sensibile. Prima di fare le ultime domande, però io ho qualche piccolo aneddoto che non posso non chiederlo a Flavio. Prima, stiamo parlando molto di America, di NBA, però un piccolo angolino dobbiamo dedicarlo al momento del basket italiano, anche per dare
per spiegare un po' ai tanti ragazzi che giocano e anche agli allenatori che sono stasera qui, perché devono e possono continuare a credere in questo sport. E poi non posso non chiederti di due giocatori, se non LeBron James, l'hai visto, tu l'hai visto, quanto è grande LeBron James, i muscoli di LeBron James o la forza fisica di LeBron James, e poi un giocatore che io ho l'impressione che a te affascina molto, che è Russell Westbrook. Ma basket italiano, è un'espressione che utilizziamo spesso, però bisogna vedere che cos'è il basket italiano. È la Serie A, è la Serie A a Milano, è la Serie A a Caserta, è la Serie B, è la Serie B a Milano, è la Serie B a Potenza, sono le giovanili delle grandi squadre, le giovanili di base, i mini basket, l'under 19, è la nazionale, sono gli allenatori, gli arbitri. Basket italiano in quanto tale non è una quantità monolitica e quindi non si può dire come sta andando il basket italiano in questo senso. Diciamo che, visto che non abbiamo un'ora e mezza per fare un simposio su tutta la variegata e complessa realtà del basket italiano, ribadisco quello che ci siamo detti oggi, ovvero sia, io dal mio osservatorio registro più fame che mai di pallacanestro, con il massimo rispetto e senza un pregiudizio. Se mi avessero detto che a presentare un libro sulla pallacanestro a Cosenza avremmo fatto una sala piena, io avrei detto no, non esiste, e vi dico che due anni fa, tre anni fa non sarebbe stata piena questa stanza. Io ho come l'impressione che ci sia un effetto pane denti, cioè ci sono più denti che in passato e meno pane, e quindi c'è più fame di pallacanestro, perché la gente ne vuole di più e ne ha di meno rispetto a quella che aveva in passato. Poi questo, ripeto, vuol dire delle cose, vuol dire delle altre. La settimana scorsa sono stato a Ravenna, dove c'è una famosa storia d'amore tra la squadra e il territorio. Fino a tre anni fa la pallacanestro era inesistente, adesso invece è esistente, la squadra va bene, addirittura punta a essere promossa in gold e poi domani sogna la Serie A. Quindi se andate a Ravenna sembra un grande momento, se andate a Caserta e invece che Gentile Esposito dell'Agnello che vincono lo scudetto con Shaker for the Frank, c'è la squadra che ha appena vinto la prima partita, vi sembra il contrario. Non è questo il metro di ragionamento. In generale c'è più richiesta, secondo me tanta più richiesta, e meno offerta di qualità, tanta meno offerta. Uno dei motivi, ce ne sono mille, ma uno dei motivi è che ci sono non so quante, ma 150 minimo squadre di professionisti, perché uno che gioca a pallacanestro e non ha un altro lavoro e ha 22, 23, 25, 28 anni è un professionista, e 150 squadre di professionisti non possono essere compatibili con le risorse che è in grado di generare questo movimento. Quindi questo movimento genera risorse per, faccio un numero a caso, 30 squadre e ne ha 150. O tutti sono mecenati, o tutti sono innamoratissimi della pallacanestro come noi in questa sala, oppure c'è qualcosa che non funziona. Per me c'è qualcosa che non funziona. Quindi se vogliamo girare, perché il vertice è importante anche per l'effetto che ha sulla base. Se io non avessi avuto a completamento della mia esperienza la possibilità di vedere la grande Milano, la grande Cantù, la grande Roma, la grande Bologna, eccetera, eccetera, degli anni 80, sicuramente sarei stato meno attratto verso questo gioco, mentre andare al palazzo davanti a casa e vedere un giorno Meccanico e l'altro Michael Cooper, un giorno Gervin e l'altro Joe Perry Carroll, un giorno Scott May e un altro Van Breda Golf, insomma, tende a farti innamorare. Quindi il basket italiano va male, se vogliamo usare una sintesi che comunque è superficiale, ma paradossalmente mai come in questo momento potrebbe andare bene. Poi erano James e Westbrook. James, a me sembra il più forte che ci sia mai stato, proprio onestamente, anche facile, però in questo preciso momento storico
sono un po' deluso al momento da un paio di cose. La prima è che se veramente lui pensava che sarebbe bastato prendere la sua bella maglietta gialla e vinaccia e metterla su e trasformare Cleveland in una squadra che vinceva il titolo a mani basse, mi vengono dei dubbi sulla sua capacità di comprensione generale della cosa. Ma peggio ancora, se è stato lui e ho motivo di pensare che abbia avuto un ruolo importante, che ha detto ma qui non va bene l'allenatore, non va bene quello, non va bene quello, non va bene quello, non va bene. L'allenatore non cambiamolo, che è tanto comunque poi ci penso io, però cambiamo quello, cambiamo quello, cambiamo quello, prendiamo questo, prendiamo questo, prendiamo questo. Quella temo che non sia la maniera di procedere per vincere in maniera duratura. Quindi lo ritengo un giocatore di una forza e di un livello surreale, diciamo per adesso come general manager ombra un 5 meno di stima. Westbrook, io sono un po' un diverso in generale, non perché mi piace fare il diverso, ma perché tante volte mi sento oggettivamente in minoranza e quindi capisco i diversi. Questo è diverso da tutti i punti di vista, è una combinazione per me senza precedenti di cose più che straordinarie, celestiali e di schifezze immonde. Non riesco a metterlo nella categoria della schifezza immonda, non riesco a metterlo nella categoria della forza straordinaria. Devo dire che le due persone con cui ho, in un caso buonissimo e un altro molto buono rapporto, di cui ho fatto con Westbrook, che lo hanno o allenato o ho lavorato con lui, mi hanno tutti e due detto il miglior ragazzo che noi abbiamo mai avuto come approccio, per cui io aspetterei un pochino di vedere nel corso della sua carriera se magari certe cose le capisce con il tempo. Al momento non è così facile pensarlo, però anche così, se uno domani prendesse in mano i numeri e dicesse togli MVP a Westbrook, non farebbe una follia. Non è l'MVP, non è il miglior giocatore della Lega, fa un sacco di schifezze immonde, però fa anche una quantità di cose clamorosa. Siccome è la mia ultima domanda, prima ci tenevo a ringraziare Silverio e tutto lo staff della Mondadori per avermi dato questa opportunità. Perché credo che sia abbastanza utile un momento come questo. Poi ovviamente tutto il pubblico, perché per la partecipazione e l'attenzione. E volevo chiudere con due... molto breve, mostrando questo, che so che ci tieni tanto, perché non so se seguo con il basket, l'altra tua grande passione, posso chiamarla così, è la legalità. Questo è 10 passi, piccolo primo sulla legalità, scritto da Flavio Tranquillo assieme a Mario Conte, quindi ci tenevo a soffermarmi anche su questo, perché lo ritengo un libro essenziale, soprattutto per ridare valore e significato a dei termini che spesso dimentichiamo, che sia sud, che sia centro, che sia nord. Avrei tanto da chiedere, però, volendo chiudere, Gallinari, mi viene in mente così spontaneamente, tornerà in forma, quanto vale, che cosa può fare? Ma Gallinari, quando si è fatto male purtroppo nella partita contro Dallas, era un giocatore molto importante, penso di poter dire per certi versi il più importante, di una squadra che assomigliava tantissimo agli Atlanta Hawks di oggi. Quella Denver di Gallinari ha fatto 57 vittorie in stagione regolare. Aveva un bilanciamento tra i giocatori impressionante, aveva raggiunto i playoff già nella stagione precedente, aveva perso il primo turno, ma in 7 partite contro dei Lakers
che avevano un ancora buon Covid e un ancora buon Gasol, però anche mille problemi, insomma. Quindi era una squadra che stava facendo così. Quando si è fatto male, io mi ricordo di aver pensato due cose. La prima, non c'è problema, è talmente testardo, anche se non è proprio calabrese, è un po' diverso come tipo di testardaggine, però è testardaggine non calabrese, ma è testardaggine buona, che il recupero va a posto, nel senso che lui è uno che gli dice devi fare 8 ore, fa 8 ore, devi fare 6 ore, fa 6 ore, quindi il recupero va a posto. Quello che però noi non possiamo sapere è quando tornerà, che squadra tornerà, perché non è detto che sia la stessa squadra. Diciamo che purtroppo ho azzeccato pienamente, anzi ho sbagliato per difetto la seconda parte. Io pensavo che avrei trovato una squadra leggermente diversa, invece ho trovato una squadra completamente diversa, un altro allenatore, altri compagni, un club in un momento totalmente diverso, e quindi questo non permette per ora di collegare quel Gallinari a questo Gallinari. E la seconda cosa è che purtroppo ho sbagliato invece per eccesso l'altra parte, perché non avrei mai potuto immaginare che avrebbero sbagliato l'operazione, che poi ci sarebbe stato un altro menisco e un altro menisco ancora e altri fastidi eccetera eccetera. Per cui direi ormai, non ormai è finita, ormai ho abbandonato l'idea di fare previsioni da questo punto di vista, secondo me l'ha abbandonata anche lui. Posso dire così, sperando che sia anche questa una previsione con un minimo di contenuto di verità, che per qualche motivo negli ultimi 7-10 giorni l'ho sentito molto 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 sui giri. Penso che torni dopo domani, che gioca contro Boston, però io l'avevo sentito a fine dicembre, il giorno che poi alla sera ha fatto 22 punti a quelli che sono, e poi il giorno dopo ancora ha scoperto che doveva rioperarsi e non era dello stesso tipo di umore. Sentirlo carico veramente, al di là degli stereotipi, non stiamo parlando di ufficialità, sentirlo carico dopo l'ennesima operazione mi fa pensare che almeno si possa partire da 0-0, però non bisogna guardare se nelle prime 10 partite fa 5 punti o ne fa 20, perché l'unica cosa di cui ha bisogno adesso è giocare 4 mesi di fila e alla fine di 4 mesi fare il punto primo sotto l'aspetto medico, poi sotto l'aspetto personale e poi sotto l'aspetto di squadra. A voi. Sì, allora, la mia ultima domanda è proprio un flash, così poi lascio la parola a tutti gli amici che vorranno intervenire. Io tra i 16 e i 17 anni ho vissuto una breve esperienza cestistica a Varese e c'era chi avrebbe scommesso all'epoca tantissimo su un futuro, addirittura da NBA, di Andrea Meneghin, e io sono uno di quelli che, cioè, è un giocatore che io adoravo. Non so se addirittura da NBA, ma secondo me avrebbe potuto avere una carriera molto più gloriosa. Quando poi ci tengo pure a dire una cosa, la tua autodidattica, quando parli di stardaggine calabrese, diciamolo che le tue radici sono calabresi, sì, e sì, che sei orgoglioso di queste tue radici. E testardo. Io penso che Andrea Meneghin sia stato il miglior giocatore italiano nettamente, con un vantaggio clamoroso sul secondo. Facile proprio. Non è detto che il miglior giocatore sia poi quello che raccoglie di più, non è detto che il miglior giocatore individualmente sia quello che, indipendentemente dalla sua volontà, sia in grado di avere il migliore impatto in una realtà di 5 contro 5, in una realtà di 12 persone. Andrea da giocatore è stato tutto tranne egoista, tutto tranne che uno che pensava alle sue statistiche, però non è stato mai in grado di trasformare il suo valore individuale in un alto valore per il gruppo, quasi perché
è come se non volesse ammettere a se stesso quanto era forte. È difficile da raccontare, credo che ci siano anche degli aspetti personali che dovrebbe raccontare lui. Credo che abbia avuto un cognome che non era facile portare in giro all'epoca, poi ha vissuto una pallacanestro di un certo tipo in un certo momento storico, in una città, Bologna, in cui tutti gli chiedevano di essere quello che lui non sarebbe mai potuto essere, cioè di far vedere la bava alla bocca. Lui non era così da giocatore, solo quel piccolo problema che aveva una classe di un livello, la pallacanestro gli usciva dalle mani. Poi c'è stato qualche piccolo problema fisico, ma se fosse andato nell'NBA, il periodo scudetto di Varese europeo vinto dall'Italia a Parigi, in quei 4 mesi lì non è stato il miglior giocatore europeo, è stato il miglior giocatore europeo, il secondo miglior giocatore europeo, il terzo, il quarto e il quinto, era un'altra cosa. Credo che ci sia di bello che adesso, ironia della sorte e altra dimostrazione della forza del gioco, allena i ragazzi di Varese, che non sono un gruppo di un livello, non ci sono giocatori NBA e neanche probabilmente di Serie A in quel gruppo, però lui ha tantissimo piacere nell'allenarli. L'ho visto allenare lo scorso anno, perché io facevo finivo allenamento e lui veniva a giocare una partita, però vedo ogni tanto a Sky dove collabora e fa l'Eurolega, e ogni tanto parliamo e parliamo dei suoi ragazzi. Uno che quando giocava sembrava quasi che la pallacanestro gli interessasse poco, adesso allena i ragazzi e chiaramente non lo fa perché gli danno $1 milione, non lo fa perché è un grande palcoscenico, ma lo fa perché lo gratifica. Direi che è una bella testimonianza di quanto è importante e forte questo gioco. Allora, diamo inizio alla fase in cui spero ci siano domande. Io sono sicuro, non siate timidi, perché l'occasione è unica, quindi sfruttiamola. Mentre vi avvicinate, io sono qui col microfono, vi aspetto. Due velocissime cose. Una, un pensiero: sappiamo che Flavio ha un altro maestro di cui è orgoglioso, che è Buffa, Federico Buffa. Quindi un pensiero su Federico Buffa, e poi un pensiero sugli allenatori. Qua ce n'è qualcuno, lo fanno con grande passione, non in Di Popovic della situazione, ma quegli allenatori, un pensiero per quegli allenatori che vanno al lavoro con la borsa nella macchina, finiscono di lavorare, vanno in palestra e fanno tardi, hanno una famiglia e scelgono di far tardi per allenare questi ragazzi. Buffa, con il massimo rispetto, non maestro, ma collega oggettivamente, e non maestro ma esempio inarrivabile, cioè stimolo inarrivabile. Credo l'effetto che hanno avuto i compagni di Michael Jordan nel giocare con Michael Jordan. Ovviamente erano piuttosto stimolati dal fatto di giocare con Michael Jordan, ma se avessero detto a se stessi io un giorno diventerò come quello di numero 23, avrebbero mentito a se stessi. Ne abbiamo parlato anche oggi, quindi mi ripeto per voi 3-4. Federico Buffa 15 anni fa era 150 anni avanti a tutti gli altri, adesso è 15 anni avanti a tutti gli altri, che è tanto, però 15 anni fa era 150 anni. Se io lo conosco da 30 anni fa era 300 anni avanti a tutti, e quindi per me ha sempre rappresentato non un esempio inarrivabile perché avrei voluto essere così, ma perché capivo che per parlare in una certa maniera di pallacanestro, soprattutto di pallacanestro americana, bisognava avere quelle basi che lui si era dato. E poi perché capivo confusamente che c'era una maniera di parlare di pallacanestro che va oltre la pallacanestro senza escludere la pallacanestro. Queste sono le due grandi cose, ripeto, non posso dire che mi ha insegnato, ma che mi ha invogliato a provare a coltivare, ben sapendo che comunque io sono 300 minuti dietro al gruppo e lui è 300 anni avanti. L'altra cosa degli allenatori,
Io quest'anno non alleno, l'anno scorso ho allenato, quest'anno non alleno molto semplicemente perché ho pensato di curare proprio le presentazioni di questo libro, questo è l'unico motivo. Non avrei accettato di fare l'allenatore tanto per farlo, essendoci una volta, non essendoci quella dopo, perché secondo me è una cosa che va fatta e va vissuta con intensità. Con intensità non significa prendere il Chris e fare harakiri quando perdi, non significa fare la doccia nello champagne quando vinci. Tu hai detto Popovic, penso che un bel momento relativo alla professione di allenatore che ho vissuto quest'anno è stato a Berlino, quando Greg Popovic ha fatto un clinic aperto agli allenatori tedeschi, ha fatto dei discorsi di una semplicità e profondità insieme come raramente avevo sentito. E poi alla fine del clinic ha detto: domani facciamo allenamento e siete tutti invitati, e ha cominciato a dare ordini in giro alla gente delle NBA, alla gente degli Spurs, per far entrare quelli del clinic il giorno dopo. Considerate che, come posso dire, normalmente è piuttosto geloso dei suoi allenamenti. Ecco, quello mi è sembrato veramente un sincero, perché non gli veniva niente e non è certo uscito sui giornali, come il 90% delle cose che fa escono quelle che non fa, ma non escono quelle che fa. Mi è sembrato un sincero atto di amore e io penso che Popovic sarebbe il primo a dire che lo stesso amore di quelli che mettono la borsa in macchina dopo una giornata di lavoro, sia fare il telecronista, sia fare il bidello, sia fare il professore universitario, si divertono veramente a provare a trasmettere una parte di questa passione. Innanzitutto complimenti, io seguivo il basket quando ero un po' più giovane, adesso lo seguo un po' di meno, ma seguire la sua telecronaca, con la parte della telecronaca è sempre un piacere. Mi viene in mente questa domanda. Peter Hook, il bassista di Joy Division, mi ha raccontato nel suo libro di come a volte è pericoloso conoscere i pub miti. Quando raccontava quando ha incontrato per la prima volta George Best in un pub, che è ubriaco in compagnia di amici, molestava una ragazza. E volevo sapere se nella sua carriera, è capitato anche a lei un incontro del genere, comunque rimanere male, conoscendo poi dal vivo un giocatore, uno sportivo, che comunque fuori dal campo poi magari si comporta in maniera totalmente diversa da come si ci può aspettare. Guarda, devo dirti onestamente che come credo e spero di essere riuscito a raccontare nel libro, un po' la mia vita cestistica, diciamo così, spaccata in due, no? Tra un prima e un dopo. E il prima, quello del tifoso, gioioso, anche un po' fancazzista, casuale, era difficile avere degli idoli, nel senso che sì, Magic Johnson era un idolo, ma mi veniva un po' difficile poi avere un'esperienza personale con Magic Johnson. Io sono stato fortunato, il mio idolo da tifoso era Mike D'Antoni, ho conosciuto Mike D'Antoni e devo dire che sono rimasto molto contento della dimensione umana. Potrei fare un lungo esempio dei suoi difetti, ma non è questo il punto, però sono rimasto molto contento. Nella seconda parte ho cercato di badare a non costruirmi degli idoli. Delle persone che posso stimare perché quello che fanno in campo o quello che fanno attorno al campo o quello che fanno nella loro dimensione ufficiale mi piace, mi interessa, mi stimola, mi provoca dei pensieri, però da qui a farli diventare degli idoli, secondo me c'è un passaggio che esperienza del tutto personale è mediata anche dal fatto che chi fa giornalista non deve avere degli idoli, possibilmente. Io sconsiglio di avere degli idoli, consiglio di avere delle persone che stai a sentire volentieri, di cui apprezzi l'opinione sempre, solo e soltanto per formarti poi la tua, che potrebbe anche essere antitetica alla sua. Buonasera.
parla nel suo libro? Chi è lei? Giovanni Ragusa. No, chi è lei? Io sono tu parli nel tuo libro. Sì. Tu parli nel tuo libro della, di quella dozzina che dovrebbe risiedere sull'Olimpo del basket, se ne risiede, se ce n'è uno. E fra questi i primi tre giocatori che sono europei, Derybasic, Sabonis e Bodilove, se non sbaglio. Ecco, mi è sembrato strano che tu non hai messo il cugino di Bodiroga, Petrovic, uno che è sulla Costa Dalmata, lo rimpiangono ancora oggi. Ecco, quanto valeva Petrovic? Quanto ha lasciato e quanto avrebbe ancora potuto lasciare se quello sciagurato incidente del 93 non ce l'avesse cacciato, secondo te? Guarda, quanto valeva Petrovic, non devo certo essere io a dirlo, ma quanto valeva Petrovic, che è tantissimo, è una parte infinitesimale di quello che avrebbe fatto senza questo dannato camion, questa dannata autostrada e tutto quello che è successo lì. Perché se non fosse successo quello, adesso parleremmo di una carriera che nei numeri, nei riconoscimenti individuali e quello dipende poi dai compagni, dalle situazioni, ma probabilmente anche in quelli di squadra, sarebbe talmente revolante che parleremmo di... Io ho cercato di mettere non i 12 giocatori migliori che ho visto, nei 12 giocatori che mi hanno impressionato di più c'è sicuramente Petrovic, però Petrovic devi sempre ritornare a quegli anni, l'ho visto giocare un bel po' di volte, però non come lo vedrei giocare se oggi uscisse un Petrovic, e soprattutto non ho avuto il tempo materiale io di provare a conoscerlo al di là di come tirava, come passava e come palleggiava in mezzo a 18 avversari, quindi non ho avuto il tempo di trasmettere a me e purtroppo a milioni di persone l'inestimabile patrimonio che aveva dentro. Di certo questa sua scomparsa tragica ha rinforzato tutto quello che aveva fatto per certi versi, e la cosa più importante che ha fatto è stata andare in America, venire chiaramente discriminato, perché di questo si è parlato, e invece che dire non mi meritate, io torno a casa mia, tanto mi danno comunque i miliardi, all'epoca c'erano le lire, quindi i milioni se vogliamo dire oggi, ha detto no, adesso io sto qua e finché voi non riconoscete che io sono più forte di tutti voi, non schiodo. Ecco, questo è un qualche cosa che vive ancora oggi. Basket è, devo cercare di capire quali sono le cose che mi conviene fare, cercare di farne molte e farne fare invece il meno possibile al mio avversario, ma questo non sarà mai risolvibile con un'equazione facile, perché, dico per dire, stabiliamo solo per comodità di esposizione che difendere passivo è meglio che difendere aggressivo sul pick and roll, ma se io ho i due migliori difensori aggressivi di pick and roll del mondo, devo difendere aggressivo, perché magari sarà così nella media, ma io con questi qui rubo 10 palloni, chi se ne frega se prendo un canestro di più da sotto, ma ho rubato 10 palloni. La difesa di Miami dello scorso anno sul pick and roll, in quanto pick and roll, i due del pick and roll, concedeva meno di 56 punti su 100 possessi, che è una prestazione strabiliante. La stessa difesa quest'anno ne concede 80 e passa. Stessa difesa, stesso allenatore, no LeBron James, no il vero Wade, no determinate condizioni anche attorno al campo, e quindi capisci che non è tanto un problema di dove li metti o chi sono o chi li allena, ma un problema per fortuna più ampio, e dico per fortuna perché altrimenti si metterebbero i dati nel computer, invece i dati nel computer servono tanto, vanno utilizzati, ma pensare che sia solo x più y più z uguale k, per fortuna non è così.
Sì, l'ultimissima domanda, però dobbiamo chiudere qualcosa. Poi scade se questo è in persona. Ciao, una domanda, una curiosità. Secondo te l'Italia, la nostra nazionale al completo con i vari Hackett, Belinelli, Bargnani, Datome, eccetera, eccetera, può avere Gallinari, io l'ho per scontato. Come lo dicevo. Può avere delle chance, non dico di vincere l'Europeo, ma comunque di medaglia. La risposta effetto per chiudere in bellezza, l'Italia se porta tutti vince gli europei. Questa è la risposta effetto. Un po' ci credo, ma no, ci credo molto, però questa è la risposta solo effetto. Se vuoi la risposta un po' più precisa è che l'Italia vinca o non vinca gli europei è assolutamente non prevedibile in questo momento. Un po' per il discorso che facevi tu, perché con il massimo rispetto di tutti, se ci sono o non ci sono tutti o una parte di quelli che hai elencato tu fa differenza. Prima metà, seconda metà, la natura degli europei è tale per cui dare così tanto valore a queste manifestazioni è sbagliato. Cioè, facciamo che ci sono tutti, se vanno Hackett, Gallinari, Datome, Gentile, bla 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 bla, se vanno tutti e giocano 5 volte l'Europeo, sempre caso di scuola, secondo me possono una volta vincere, una volta uscire al primo turno, una volta arrivare terzi, una volta uscire ai quarti e una volta uscire in semifinale, essendo lo stesso livello. Perché io credo che la pallacanestro sia fatta per essere giocata da squadre che stanno assieme 8 mesi, che si allenano 2 volte al giorno per 8 mesi e che dopo 6 mesi di stagione regolare fanno 2 mesi di playoff. Al termine di questo cammino, certo ci sono gli infortuni, certo ci sono delle cose imprevedibili che succedono, ma al termine di questo cammino, in linea di massima, chi vince, vince perché è più forte. Al termine di un cammino di 15 giorni, in cui tu giochi tipicamente un paio di partite che non contano niente, e magari in una partita e dentro quella partita in 2 minuti c'è un possesso, 2 possessi da cui dipende che tu possa andare qui o andare lì, beh, io non annetto un significato di giudizio universale di Armageddon, una manifestazione del genere. Io ho avuto la fortuna di trovarmi in Svezia nel 2003 e di vedere la nazionale che ha preso 33 dalla Francia nel giro eliminatorio dopo aver perso con la Slovenia, ed era un continuo che schifo, facciamo ridere gli stranieri, i giovani non giocano mai, disastro, recalcati col dito, ma che squadra è? Il giorno dopo ha vinto veramente di mezzo e di deretano con la Bosnia, non con i Lakers di Karim, e dopodiché è arrivata terza ed è andata alle Olimpiadi con l'Anna. Ho visto nel 2001 in Turchia una squadra dove c'era Andrea Menini, Fucca, Myers, la Madonna di Pompei, che ha preso un canestro dall'angolo dal Verdis ed è andata fuori, anche se le altre due partite che ha giocato nel girone l'ha giocata benissimo, e poi quella dentro fuori l'ha persa all'ultimo possesso. Non mi dire che l'Anna è più forte di Andrea Menini. O che adesso il Polito e Dani dice invece recalcati il Phil Jackson italiano. Ci vorrebbe un po' più di equilibrio, ma la nazionale, temo, per imitare quelli del Prato Verde, fa perdere a tutti i riferimenti, e quindi se vince tutti in strada, se perde siamo... no, non è così. Detto questo, vinciamo gli europei. Sembra una conclusione perfetta di questo bellissimo incontro. Io vi ringrazio profondamente, sinceramente, la sincerità è una cosa che Flavio apprezza molto. Ringrazio la Libreria Mondadori, in particolare ringrazio Pino Sassano e Carlo Pannuzzi per la fiducia che mi hanno dato.